L'agente immobiliare, per poter esercitare la propria attività, deve possedere determinati requisiti che sono indicati dalla legge. Il primo requisito è quello di possedere un titolo di studio di scuola, diciamo, media superiore, scuola secondaria. Un altro requisito è quello di avere i cosiddetti requisiti morali, quindi sostanzialmente non aver avuto problemi con la giustizia in passato. E il terzo requisito fondamentale è quello di essere iscritto presso la Camera di Commercio. Come ci si fa a iscrivere alla Camera di Commercio? Si deve frequentare un corso abilitante, che anche questo è normato dalla legge, è un corso di durata variabile in funzione della localizzazione regionale, in Lombardia per esempio sono 240 ore di lezione, e al termine di questo corso abilitante il candidato deve superare un esame di verifica della sua preparazione professionale. Superato l'esame, accede alla Camera di Commercio e quindi può iniziare l'attività. Questo non vuol dire però che abbia la preparazione sufficiente per poter esercitare, quindi per poter operare nel modo corretto, perché la normativa vigente è molto complessa e quindi è necessario frequentare una serie di corsi di formazione e di aggiornamento che rendono, diciamo, disponibile al candidato la possibilità di poter approfondire meglio le varie tematiche che deve affrontare nell'esercizio della propria attività quotidiana. FIAIP, per esempio, organizza con cadenza quasi mensile, sia a livello, diciamo, provinciale che regionale che nazionale, tutta una serie di incontri formativi e informativi che rende disponibile a tutti i propri iscritti.